Medesano, 18 giugno 2020. Progetto Fusione. Presentazione della nuova società Futura Fornovo Medesano tra il settore giovanile della Futura 2015 di Medesano e la squadra di prima categoria Fornovo Medesano, nata quest'ultima 2 anni fa nella necessità di unire le forze tra due società calcistiche in difficoltà, la Fornovese e la Medesanese, per creare una unica compagine di prestigio locale. Un inserimento strategico, quello del settore giovanile, per dare solidità e continuità alla società. Il briefing, in perfetta emergenza come la situazione in generale e nel calcio stesso, è avvenuto nel parterre delle vecchie tribune del campo sportivo Maniforti di Medesano, che nel prossimo campionato, stagione 2020-2021, non troveremo più, ed è così che sperano tutti gli sportivi locali. Come preannunciato dal sindaco di Medesano Michele Giovanelli, dopo il fermo per l'emergenza contagio, i lavori riprenderanno entro poche settimane. Innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere vedervi di persona dopo questi mesi di grande difficoltà per tutti noi che tutti abbiamo vissuto in maniera drammatica. Ricominciare a parlare di sport è un altro motivo per ripartire, no? Perché fare sport e fare del sociale è al centro di quelle che sono le attività istituzionali di un ente locale. Quindi oggi ci troviamo a consolidare ulteriormente un sodalizio che finalmente parte. Io ho fatto parte di una delle due realtà, di una delle tre realtà di Futura un po' di tempo fa, e già mi ricordo che a quei tempi, almeno una decina di anni fa, col presidente Maurizio Ceci si parlava e con il vice Paolo Opici si parlava già di fusione. E finalmente oggi è arrivata questa scelta intelligente, io la definisco così, perché oggi fare squadra, e l'abbiamo appena vissuto nel periodo di emergenza sanitaria, fare squadra è la scelta giusta, perché anche e soprattutto quando si parla di sociale, di sport, ma soprattutto dal punto di vista economico, perché qui le spese ci sono, gestire realtà sportive significa investire denaro. E tante volte degli imprenditori locali, come possono essere stati Maurizio, Paolo, Andrea, piuttosto che tutti gli altri che hanno fatto da sponsor alla realtà di Medesano di Fornovo, hanno investito i loro patrimoni. Quindi bisogna fare squadra anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista economico, perché se abbiamo l'ambizione di realizzare una squadra che possa ambire a qualcosa di più, serve ovviamente un impegno economico forte, anche per gestire il settore giovanile, lo abbiamo sempre detto e continueremo a dirlo. Dal punto di vista dell'amministrazione di Medesano, l'impegno economico su questo impianto sarà forte. Abbiamo perso 2 mesi per colpa del Covid, e ad oggi saremo qui a parlare magari di partenza dei lavori immediate, invece dobbiamo ancora approvare l'esecutivo, ma è un impegno economico da 500.000 di euro, quindi 500.000 euro che non sono pochi per un ente locale oggi, ma riqualifichiamo le tribune, fronte campo principale e fronte campo sintetico e clubhouse, biglietteria e servizi igienici per il pubblico, pavimentazione degli accessi all'impianto sportivo e agli spogliatoi. Questo era un progetto ovviamente con i ribassi d'asta dei due bandi di gara differenti che riguardano il campo sintetico e questa parte di riqualificazione andremo a finanziare l'adeguamento dell'illuminazione del campo in erba sintetica. Questi sono progetti che abbiamo condiviso soprattutto con il gestore che è oggi, che è Andrea, con la sua società, ma che ovviamente mi fa piacere che domani sia tutta questa gente a gestire questo impianto sportivo, perché oggi lo vedete anche voi. Dobbiamo fare un passo avanti anche nell'impiantistica sportiva. Se facciamo il paragone con Noceto, ovviamente sullo sport, sull'impianto centrale, abbiamo qualche difficoltà e noi abbiamo l'ambizione di fare un passo avanti in questi anni a partire da questi lavori di riqualificazione. È un po' che se ne parla, abbiamo fatto un mutuo con il credito sportivo che ci finanzia con 350.000 euro e gli altri 150 sono contributo regionale. Perché abbiamo presentato questo progetto di riqualificazione alla Regione Emilia-Romagna e ce l'ha finanziato. Quindi da questo punto di vista siamo molto, molto contenti, ma siamo ovviamente molto più contenti di questa fusione che parte finalmente e credo che
gli interlocutori che abbiamo sentito parlare questa sera siano, abbiano detto le cose che ci auguravamo di sentirci dire. E grazie, perché so che è stato un impegno non semplice per mettere d'accordo tutti, ma alla fine avete fatto la scelta giusta. Siamo contenti, secondo me anche il paese aveva bisogno di una realtà forte. Dobbiamo ripartire sia dal punto di vista della socialità, della voglia di stare insieme, ma anche dello sport, perché lo sport credo sia la base della vita sociale dei piccoli comuni come i nostri. Presente all'incontro anche il sindaco di Fornovo, Michela Zanetti, due sindaci per due comuni che con lo sport vogliono ripartire per dare aggregazione nello spirito dell'inclusione sociale, seppur nelle difficoltà attuali. Il discorso fatto sino adesso, bravissimi, mi è piaciuto molto tutto il progetto. La cosa che personalmente apprezzo maggiormente è l'idea di stare insieme per far stare tutti dentro. Cioè, se non sei il Maradona della situazione, però con noi ci puoi giocare, perché non interessa che dentro la società, a questa formazione nuova, tutti possano divertirsi, crescere, socializzare, stare insieme. Una squadra, quella di Fornovo Medesano, di prima categoria, con molti rimpianti. Nel bel pieno della rimonta per agganciare anche la prima in classifica, dopo la travolgente vittoria per 4-0 contro il Cervo di Collecchio, l'improvviso stop Covid. Si spera ancora in un ripescaggio per andare in promozione. La presidenza della società è vacante in quanto Mario Bagatti, l'attuale presidente, in scadenza intende lasciare il campo. Diceva quel saggio che tutti i mali non vengono per nuocere, no? Il Covid forse in questa circostanza si è dato una mano a fare una cosa che cercavamo di fare da tanti anni. Ci manca Enrico Consigli nella cosa, prima o dopo ci darà anche lui a venire. Entusiasmo, perché tutti quanti volevano dare un proprio contributo. Oggi dicono che siamo nel dopoguerra, no? Per cui sì, dopo poco. Io spero, per me è un sogno che si corona questo, di fare questa fusione, di fare una società unica, perché le società di calcio in particolare senza il settore giovanile non sono niente, perché fondamentalmente la materia prima per la prima squadra deve venire dai settori giovanili. A presentare la nuova fusione in due anni e il nuovo logo della futura Fornovo Medesano, il direttore generale Sandro Squeri. Che voleva mettere insieme, come giustamente ha detto Paolo, per conoscenza sull'inizio di questo progetto, che speriamo e siamo certi prenderà forma nelle prossime settimane. Quindi i due comuni interessati, Fornovo e Medesano, e tutti gli addetti ai lavori della società nostra, che è Fornovo Medesano appunto, e la futura, con il quale ci siamo già incontrati, abbiamo già conosciuto i loro collaboratori, perché alcuni di noi manco, cioè, non li conoscevamo, almeno alcuni sì, altri meno, e come diceva giustamente Oppici, c'è questa idea di fare un'unica società mettendo insieme queste due realtà storiche che sono le sportive di Fornovo e Medesano, insieme a una società altrettanto importante e ovviamente che dà lustro al territorio, che è la Futura. Abbiamo fatto, io ho stilato, scusatemi un po' la velocità e la precarietà, un piccolo documento che adesso ne ho fatte una quindicina di copie, poi magari ve lo farò avere, che dice per sommi capi qual è la situazione ad oggi. Ovviamente è una... Quindi progetto di fusione, abbiamo condiviso un logo che mette insieme i nomi dei due comuni, con al centro il logo della Futura 2015. Quindi i colori sociali saranno giallo, verde, amaranto, adesso vediamo di perfezionarlo. La sede legale attualmente è presso uno studio del dottor Del Monte per quanto riguarda la Futura.
noi abbiamo un'altra figura che ci appoggia, ma abbiamo anche noi parlato, dico noi come futura, come Fornovo Medesano, con gli stessi professionisti. La sede operativa dovrebbe diventare la sede attuale della futura, e tutto questo progetto parte da un'organizzazione che vede attualmente soci per il Fornovo Medesano, sono i quattro diciamo persone di riferimento, Davide Porta, Maurizio Ceci, Paolo Oppici, il sottoscritto, e per quanto riguarda la futura Andrea Robuschi e i suoi collaboratori. Il progetto prevede la nomina di un presidente con una durata triennale, massimo saranno due rinnovi consecutivi, e il primo presidente lo stiamo cercando di individuare nelle persone tra i vecchi e i nuovi soci che darà la disponibilità a farsi carico di questo primo mandato. Abbiamo già iniziato a parlare con alcuni di voi, sono stati invitati questa sera, alcuni ci sono, alcuni per problemi di lavoro, magari qualcuno arriverà e poi nel corso dei prossimi giorni eventualmente li conoscerete. Avevano già dato manifestazioni di interesse e ne siamo lusingati. Mirko Pettenati, che vedo presente, che è qui, che è una persona che in fatto di guida di gruppi associativi, di società, ha una certa esperienza, ha due figlie che giocano a calcio. Poi abbiamo individuato Luca Baratta, che è un altro nostro amico vicino alla società, sia a noi che alla futura, con la sua azienda ha sempre supportato e sponsorizzato i due sodalizi. Abbiamo invitato anche l'amico Luca Corsi, visto che cercheremo di mettere insieme una struttura importante anche a livello di impiantistica, con dei campi che dovranno essere ovviamente curati e tenuti diciamo in modo eccellente, perché giustamente ne va anche della salute degli atleti, soprattutto di chi ne usufruisce. Luca ha un'esperienza nell'ambito di società sportive importante, è un appassionato, ha dei figli piccoli che magari sicuramente giocheranno a calcio, e quindi l'abbiamo tenuto in considerazione, l'abbiamo coinvolto. Abbiamo invitato anche Federico Lombatti, perché parlando di Fornovo non è pensabile non pensare alla famiglia Lombatti, insomma, chi ha giocato a calcio, specialmente in questi territori, sa qual è la storia e la figura della famiglia Lombatti. Ho invitato anche Beppe Varazzani, perché pensavo anche a lui come figura di esperienza, e soprattutto un amico appassionato e che ogni tanto vedo anche seguire le partite. Dovrebbe arrivare anche Marcello Ferretti, che è un medesanese qui di Medesano, ha un figlio che gioca, è un imprenditore, mi ha detto mi interessa il progetto, mi interessa avvicinarmi, e sicuramente sono disponibile a dare una mano. Poi ho interpellato anche alcuni amici che fanno parte della mia stretta cerchia di amicizie anche a livello privato, tipo Paolo Tiberini, che è un giocato a calcio, è ancora un appassionato, Michela Blondi della Mecar, che anche lui con la sua famiglia ha una tradizione di presenza nell'associazione sportiva particolare di Medesano, e che anche lui mi ha dato la disponibilità. Altre persone, un ex nostro calciatore Andrea Sabatino, che ha un'attività qua a Medesano, parlavamo prima con Alessandro Mattei del Meet & Co, anche lui è stato avvicinato da Andrea, sta considerando l'idea di poter entrare in campo. Aldo Bianchi l'ho sentito, è un ragazzo che è un mio coetaneo, è una persona che ogni tanto, anzi molto spesso lo vediamo come seguire le partite. Fabrizio Carini idem. Ci sarà un budget che la società andrà a stabilire, che sarà un budget importante per la gestione della prima squadra. Ecco, io ci tengo subito a dire le robe chiare, noi cercheremo di allestire una squadra, come abbiamo del resto fatto quest'anno, che sia competitiva e possa dare, diciamo così, soddisfazioni a chi gli appassionati e le persone che la seguono.
una squadra competitiva che deve lottare al vertice. E quest'anno noi, per tutta una serie di situazioni fra virgolette sfortunate, oggi siamo terzi in classifica, a un punto dal Collecchio, battuto 4-0 proprio qua nell'ultima partita, e peccato che non sia finito il campionato. Eravamo sicuramente nelle condizioni di poter cercare di agganciare anche la prima. Oltre al vicepresidente Paolo Oppici, sono intervenute anche Andrea Robuschi del settore giovanile, con lo spirito di dare a tutti i ragazzi la possibilità di confrontarsi, attuando le doppie squadre fino al primo anno degli esordienti. Noi partiamo dai bimbi di 6 anni, partiamo e si arriveremo fino a questo momento, fino alla juniores. Dopodiché si passava agli amatori, io, Piteri, tanti altri che giocano ancora. Mancava fondamentalmente quello che può essere il punto finale della carriera calcistica di un giocatore, quella che è anche l'ambizione di dire avere una squadra della categoria, lottare per quelli che possono essere degli obiettivi di un certo tipo. Ci sono anche negli amatori, ci sono gli obiettivi, ma sono ben diversi. Quindi a noi mancava sicuramente questo stimolo per i nostri ragazzi più grandi. C'è stata una condivisione di valori con quello che è lo staff della futura Medesano, per cui abbiamo deciso di intraprendere questo progetto insieme. Su quel che riguarda l'aspetto dell'organizzativo del settore giovanile, le linee guida rimangono le medesime che ci hanno accompagnato fino in questi 5 anni, quindi cerchiamo di abbracciare i due comuni, il comune di Medesano e di Fornovo, di cui abbiamo anche la gestione dei centri sportivi. Fino a che i numeri sono possibili, facciamo una squadra a Fornovo, una squadra a Medesano, che chiamiamo squadra futura verde, futura gialla. Poi nel momento in cui sapete bene che i ragazzi, i bambini un po' smettono, provano altri sport eccetera, i numeri diventano man mano più risicati, si mettono insieme e la squadra si allena o a Fornovo o a Medesano, secondo la disponibilità dei campi. E dal fornovese Davide Porta, socio operatore sportivo nella prima squadra e nella juniores. E chiaramente, come c'è stata l'occasione con Medesano, sia noi che loro, penso che è stata una cosa, un'occasione unica per poter dare più lustro anche alle due società stesse. Infatti abbiamo fatto 2 anni, secondo me, abbastanza buoni. E in questi 2 anni abbiamo parlato sia il primo anno che il secondo anno di quest'anno con Futura, ci siamo incontrati più volte anche qui, o vuoi per i tempi che arrivavamo in ultimo, vuoi per non è mai andato in porto. Quest'anno siamo partiti prima e abbiamo realizzato quello che secondo noi è giusto. Oltretutto lo staff tecnico e i sostenitori, presente anche il presidente della Folgore Fornovo Franco Consigli, militante in seconda categoria, uno dei soggetti che la nuova società vorrebbe coinvolgere nella fusione generale. L'invito a presentarsi è stato accolto, ma al momento non sembrano maturati i tempi per un eventuale incorporamento.